Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in un'altra discussione del nostro gruppo di lettura Le Pagaie. Sto salutando adesso le persone che si collegheranno in differita, intanto attendo che entrino coloro che si uniranno alla discussione di questa sera. Buonasera a tutti. Il libro del mese era Camere separate, l'abbiamo letto in questo luglio, adesso siamo pronti per parlarne insieme. Vi saluto tutti. Come stanno andando le vacanze, se siete in vacanza? Come sta andando il lavoro, se siete al lavoro? Aspettiamo anche Martina che si è unita a noi per questa lettura condivisa. Lei ha una bellissima pagina qua su Instagram, l'ho conosciuta proprio grazie al Bookstagram. Ci siamo incontrate così, abbiamo gusti molto affini e con lei ho pensato di leggere un romanzo di letteratura italiana per scoprirla anche un po' insieme e approfondire questo libro che volevamo entrambe leggere. E adesso dovrebbe unirsi a noi. Siamo sempre di più, vediamo se riesco. Secondo me non sono capace di cliccare nel punto giusto. Eccomi. Ecco. Ciao, come va? Ciao, ciao Gaia. Bene, ti ringrazio. Sono molto felice perché sto preparando le valigie. Domani parto, si va in vacanza, quindi felicissima. Bello. Sì, sì. Tu come stai? Bene, dai, sono molto molto stanca, se devo essere sincera, ma penso sia normale a questo punto dell'anno, no? Sì, il caldo Desideravo. sicuramente non aiuta poi, oltretutto. Esatto. Allora leggo già un commento, scusa, però. Vai, vai. Ciao, Gaia. Purtroppo non ho fatto in tempo a partecipare alla lettura, ma la voglio assolutamente recuperare. Nel frattempo assisterò alla tua diretta. Giusto? E infatti informo già le persone che sono connesse che la diretta verrà salvata e caricata sia qua su Instagram che anche su YouTube. Quindi se ancora non avete letto Camere separate, non vi preoccupate, potete recuperarci poi in differita quando con i vostri tempi sarete insomma arrivati alla fine. Ok, poi mi stanno arrivando i messaggi. Se, scrivetemi in DM di nuovo, perché può essere che in questi giorni io mi sia persa dei messaggi che vedevo che una ragazza mi scriveva dello UAV. Può essere che in questi giorni mi sia persa dei messaggi, quindi scrivimi di nuovo e andiamo a recuperare. Ok, allora ti volevo presentare a tutti, ti stavo già presentando in realtà Martina. Dicevo che hai una bellissima pagina qua su Instagram in cui parli delle tue letture. Non so se vuoi dire qualcosa su di Certo, te. ti ringrazio innanzitutto per i complimenti. E sì, esatto, io sono Martina, ciao a tutti, ho appunto questa pagina che si chiama Capitolo 1 su Instagram. Ciao Giulia, ci sta salutando Giulia. L'ho aperta ormai da 3 annetti e insomma sono molto soddisfatta perché come diceva anche Gaia, oltre alle belle cose che si condividono, mi ha portato anche a conoscere tantissime persone online e poi offline e quindi è stato molto bello e sono molto felice di questa cosa. E se quindi potete ovviamente seguirmi, vedere i contenuti che pubblico lì e se vi piacciono anche i podcast, ho anche un podcast che si chiama Ricapitolando, potete trovarlo su tutte le piattaforme d'ascolto principali e anche lì chiacchieriamo in modo un po' più approfondito dei libri e delle letture fatte, di consigli vari a tema libri. Ottimo, questo mese abbiamo letto insieme appunto Camere separate Esatto. di Pier Vittorio Tondelli e siamo qua per parlarne insieme. Intanto volevo rigirare questa domanda alla chat, ovvero l'avete letto o non l'avete letto e vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Perché io e Martina sicuramente abbiamo un bel po' da parlarne, Esatto. partendo da quello che secondo me è un po' il riassunto della storia e anche le aspettative che avevamo nei confronti di questa storia, per poi passare anche a una parte sicuramente spoiler, perché appunto essendo il gruppo di, la discussione questa del gruppo di lettura, vogliamo anche concentrarci sull'analisi senza aver paura di raccontare che cosa accade nel libro, senza aver paura di limitare in alcun modo il nostro discorso. Però se non conoscete appunto questo testo, la prima parte la dedichiamo secondo me un po' di più alla presentazione del libro, che, esatto, che vuole essere, che viene presentato come una storia d'amore in realtà. Lo stesso autore spesso la presenta come una storia d'amore, un amore sofferto, Molto, sicuramente. molto sì, questo possiamo dirlo. Esatto, e, a me è Sì, piaciuto. non è solo una storia d'amore, in realtà è molto di più.
Esatto, a me è piaciuto, ma sinceramente non mi ha lasciato molto e mi aspettavo qualcosa di più. Adesso ci arriviamo. A Esatto. te andava di fare subito una contestualizzazione per quanto riguarda queste camere separate del motivo del titolo? Sì, va bene, possiamo parlarne adesso. Allora, appunto, il titolo prende nome da un concetto in realtà che Leo, il protagonista, la voce narrante che noi seguiamo, dà della sua relazione con Thomas, non so come pronunciarlo, che è il suo compagno, appunto, è la persona, l'oggetto di questa storia d'amore. E magari posso leggere anche la frase, mi sono segnata la pagina perché è particolare. Scherzavo, mi ero segnata la pagina, ma non trovo più il post-it. Vabbè, comunque niente, facciamo così. Appunto, camere separate perché? Perché lui dice che secondo lui la sua relazione con Thomas dovrebbe essere proprio così, stare insieme quando si può, perché specifichiamo soprattutto nel periodo in cui lui ne parla, vivono in due posti diversi. Quindi stare insieme quando si può, condividere dei bei momenti, condividere comunque un grande amore che effettivamente c'è da entrambe le parti, però poi vivere separati, avere appunto delle camere separate, avere quasi direi un luogo a cui tornare dove ognuno può tornare che sia appunto separato dall'altro. E questo aiuterebbe, credo dal suo punto di vista, a coltivare ancora di più l'amore e appunto perché lui ha bisogno di mantenere questa distanza, questo spazio Esatto. separato. Leggo sempre alcuni commenti Vai. intanto che a me è piaciuto da morire e letto, Leo non capisco se ha qualche disturbo narcisista e è un amore che mi sembra abbastanza tossico. E poi a me non è piaciuto, purtroppo l'ho trovato noioso, alcune scene potevano essere anche evitate. E per adesso questi sono i commenti. Allora, sicuramente è una storia d'amore, come dicevamo. Di ricerca di se stessi, anche io l'ho vissuta in questo modo, comunque più che di ricerca di se stessi, di crescita, di formazione, una storia di formazione. E quello che è un racconto anche della solitudine, perché secondo me questo libro racconta molto questa solitudine che si può provare anche all'interno di una coppia e la ricerca della solitudine all'interno di una coppia, quindi queste camere separate che effettivamente diventano due luoghi separati, nei quali poi si coltiva un amore a distanza e anche un amore per quello che ci piace fare soprattutto a Leo, perché a Leo piace molto scrivere e questo libro parla anche tanto di scrittura e del rapporto che ha questo personaggio che nella vita scrive con questa attività. E avere un amante separato significa anche potergli scrivere e poter Vero. ragionare a distanza quello che vuole dirgli. Però è anche una ricerca un po' del proprio tipo di amore, perché poi verrà raccontata sì la storia di Leo con Thomas, ma anche la storia di Leo con un altro, adesso non mi ricordo neanche più il nome, non lo so Herman, mi neanche, sembra. Herman, ed effettivamente Sì, diciamo che mi era arrivato. Leo scusami se ti interrompo, è un personaggio molto contraddittorio, perché tipo io all'inizio facevo fatica a capirlo perché dicevo, ma perché ti comporti così? Cioè, lui è molto scostante, potremmo dire, dice di amare tantissimo Tomà, però appunto poi dall'altra parte vuole stare distante, non lo vuole vicino, lo allontana spesso, lo rifiuta, però poi viene spiegata questa cosa, appunto lui stesso poi si mette in discussione, dice magari sto facendo del male a questa persona, così, però io l'amore lo concepisco così, o perlomeno io ho bisogno di questo distacco, e quindi dici vabbè, ok, perché poi effettivamente se ci pensi ci sono tantissime persone che stanno insieme ma vivono separate, e quindi dici vabbè, può essere un equilibrio, però ovviamente devono essere d'accordo entrambe le parti, e su questo mi sembrava che l'altra parte non era così d'accordo, la soffriva Allora, molto di più. scendo un po' più sul pop perché mi ricorda quella puntata di Sex and the City. Non so se era la puntata o un film di Sex and the City, vabbè, in cui c'era Carrie che a un certo punto tornava a scrivere a casa sua e Mr. Big, che dopo la lunga convivenza, perché non mi ricordo se erano sposati o comunque vivono insieme, dice: però è bello questo rapporto da fidanzati in cui ognuno vive nella sua casa, potremmo farlo più spesso di stare più separati. E Carrie ci rimane malissimo perché dice: no, io ci voglio vivere con te, cioè io ti amo, ci voglio vivere con te, non esiste che viviamo in due case diverse, cioè non siamo i fidanzatini del liceo. E in questa relazione tra Leo e Thomas, sicuramente Thomas la prende male perché lui non vuole questo tipo di amore. E diciamo che stiamo parlando di questo. Beh, e secondo
me possiamo. Questo è già un'anteprima del libro, però io scenderei già nello spoiler, quindi se siete rimasti qua per capire un po' che genere è, Ma sì, discostiamoci dai, perché direi anch'io. effettivamente. Esatto. Andiamo. In realtà noi sappiamo già che Thomas morirà, perché cioè, lo viene detto a pagina 3 del libro e già Esatto, da in realtà subito non è un grande spoiler perché lo scoprirete subito. viene scoperto subito ed è già una botta, perché lo stile di scrittura comunque ci lascia subito presagire un amore estremamente romantico, estremamente sentito verso una persona che non c'è più, e quindi c'è anche questo rapporto con la morte che viene indagato in modo anche quasi religioso, già quasi religioso. Una religione che non è cattolica, ma è cattolica, ma a un certo punto è una spiritualità che si discosta anche dai riti della Chiesa per ragioni, secondo me, anche intuibili dal fatto che sono una coppia di due uomini e la Chiesa non accetta, ad esempio, un amore tra due uomini. Quindi è una morte che viene sofferta, una mancanza che viene sofferta con un. Sì, con una spiritualità che vorrebbe potersi appoggiare ai precetti della Chiesa, ma non può farlo e quindi deve trovare la sua via, la sua strada, le sue regole. Infatti lo dice, mi sembra anche all'inizio, che comunque ovviamente è pesante il fatto di non poter stare accanto a lui, perché a un certo punto lui va a trovarlo quando è malato, però chiaramente non può stargli vicino nei momenti finali, non gli starà vicino nei momenti finali e non ci sarà dopo anche a condividere, credo, il lutto con la famiglia, così. Quindi è sicuramente molto difficile, anche perché è stato scritto, mi sembra, nell'89 o anni 90 comunque, quindi vabbè, ma poi anche oggi in realtà per certi versi purtroppo è ancora un tabù per certe persone, quindi cioè, perché stavo per dire probabilmente all'epoca, però vabbè, sono sempre argomenti un po' difficili, però esatto, anche in questa cosa comunque il non poter star vicino all'amato, soprattutto nel momento più doloroso, più brutto, lo sottolinea spesso, quindi sicuramente è un'altra cosa che l'ha portato a ragionare molto su questa cosa. C'è anche un altro passaggio che mi è piaciuto molto, che ovviamente non ho qui tra le mani, ma in cui viene detto che un amore non può sopravvivere nel momento in cui viene tenuto all'oscuro dalla società. Cioè, una coppia da sola non è sufficiente per alimentarsi, c'è bisogno che questa conoscenza venga all'aperto, però allo stesso tempo io ci tengo a precisare, perché l'autore ci ha tenuto a precisarlo più volte, è che non si tratta di una storia che vuole portare il focus sull'omosessualità di questi due personaggi, cioè Esatto. vuole raccontare comunque un amore universale, e io questo l'ho sentito tutto perché forse al tempo, negli anni 80, o comunque anche la critica del tempo si è soffermata tanto su questo aspetto, ma io mi sono immaginata la stessa relazione, ad esempio, tra, non so, un uomo sposato e la sua amante, È in cui vero, è c'è vero. questo tipo di camere separate, o comunque anche una storia a distanza qualsiasi anche potrebbe essere, e una storia che ha dei limiti magari strutturali per cui non può funzionare. E la cosa anche che mi è piaciuta è che potrebbe essere in realtà una storia ambientata in qualsiasi tempo, perché è vero che sono quegli anni, però tu non lo sai dall'inizio che sono quegli anni, e in realtà cioè, mi viene in mente, potrebbe essere anche il 700 e funziona Sì, nello è stesso vero, è vero. È modo. abbastanza temporale come storia, sì. Sì, poi soprattutto all'inizio, per quello che dicevi prima, è molto, cioè quando parla di come si sono conosciuti, di come si sono innamorati, quella parte lì è veramente molto bella, infatti aggancia subito all'inizio e appunto dice, cioè ci si riconosce, no? Quando ci si innamora ci si riconosce e lui aveva riconosciuto appunto questo ragazzo, si erano riconosciuti e ci sono tantissime frasi molto, molto belle all'inizio in merito a questa cosa, quindi. È un amore che parte in modo molto forte, molto passionale e poi appunto purtroppo anche questo secondo me è un elemento interessante da dire. Leo lo ama tantissimo e sta malissimo e, appunto per la sua morte, ma in realtà stanno insieme poco e lo sottolineano anche gli amici, glielo dicono anche loro, cioè stai così male per una persona che non hai conosciuto così tanto. Però questa è una delle sfaccettature dell'amore che tante volte non è il tempo, ma è proprio l'intensità dell'amore che si condivide. Certo, qualcuno parlava anche di tossicità della relazione, io sono profondamente d'accordo, chiaramente non è una condizione idilliaca ideale, però devo dire che, appunto, adesso leggo questo messaggio che a me non è piaciuto molto, ma forse
dovuto alle aspettative che avevo sul libro. Allora, sinceramente, nemmeno a me è piaciuto. Nel senso che per me è stato difficile entrare in sintonia col testo e è sicuramente stato anche un motivo dovuto alla temporalità di questa storia, che è atemporale ma non segue nemmeno una cronologia specifica, per cui è molto facile perdersi. Cioè, le cose non vengono narrate dall'inizio alla fine, ma ci sono tre grandi capitoli, che non vengono definiti capitoli, ma tre grandi movimenti, che sono Esatto. verso il silenzio, la conquista della solitudine e camere separate, giusto? Sì, E esatto. toccano sempre tutti quanti gli stessi temi, ma ripercorrendo a volte la stessa storia con sensibilità diverse, in modi diversi. Quindi noi sappiamo quasi sempre tutto, ma allo stesso tempo non veniamo a conoscenza di questo per ordine. Per cui quando si finisce il libro si ha anche un po' la sensazione quasi di doverlo riniziare, almeno questa è stata la mia percezione, perché non sia chiaro effettivamente sempre dove si trova il personaggio, e anche qua c'è un grande, ci si sposta proprio tanto nel tempo, nello spazio, scusa, ci si sposta nello spazio, questi viaggi, lui viaggia È molto in Europa, in America. anche quasi come se fosse un flusso di coscienza, effettivamente, perché già il libro si apre con lui che è su un aereo. Tra l'altro, scena che mi ha ricordato molto Norwegian Wood di Murakami: lui che è su un aereo e si mette a ricordare, quindi da lì poi inizia a raccontare la storia d'amore. E ci sono tantissimi momenti in cui lui parla e poi dice: a questo avvenimento mi ricorda quest'altro avvenimento, e quindi effettivamente tutto molto scollegato in questo senso, come dice Gaia. Esatto, infatti lui poi, la cosa bella di questa nostra edizione è che alla fine ci sono un centinaio di pagine dedicate proprio ad alcune recensioni fatte del libro, ma anche ad alcune interviste o alcune cose che ci ha tenuto a specificare l'autore sul testo. E lì si può sicuramente approfondire anche questa struttura, che è una struttura particolare, sperimentale forse anche per il periodo, che l'ha reso anche forse un grande scrittore o considerato tale in quel momento, in quanto appunto lui utilizza questi tre movimenti che paragona dei ritmi musicali, come la musica da camera. Ad esempio, lui dice che questo libro, se fosse una musica, sarebbe questa musica da camera su un concerto per pianoforte. Tra l'altro, cita anche una canzone che io ho ascoltato mentre lo leggevo, Sì. cioè, che ho ascoltato, non mentre lo leggevo perché l'ho scoperto dopo, però l'ho riascoltata mentre preparavo questi appunti. È bello E quando. i personaggi ritornano come note, alcuni personaggi ritornano come note, alcuni temi ritornano come note, in questo che è proprio un flusso quasi musicale, in cui non c'è mai realmente una fine, perché anche qua lui ci tiene a specificare che la storia non ha una fine, perché la vita stessa per lui non ha una fine, c'è sempre un'evoluzione a un certo punto, no? Per cui tu arrivi a un momento di svolta in cui magari cambia il ritmo, però allo stesso tempo le note su cui torni sono quelle perché fanno parte appunto del tuo vissuto, del tuo personale. Quindi, ad esempio, i temi principali su cui si può ritornare sono l'eros, l'amore e la scrittura, che viene identificata come anche linguaggio. E la scelta delle parole che vengono utilizzate è il punto del linguaggio e della scrittura, il punto di collegamento sicuramente tra il personaggio di Leo e lo scrittore. Vittorio Tondelli, infatti, tanti lo hanno accusato, tra virgolette, di aver scritto un'autobiografia, di aver messo tanto di se stesso dentro questa storia. Lui ha detto che non è così, che vabbè, inevitabilmente metti qualcosa di te stesso in quanto autore, ma Esatto. che in realtà c'è stato un bel processo di lavoro, che per lui la scrittura in generale è un lavoro, e che però questa cosa del parlare, dello scrivere, è una cosa a cui teneva, perché per lui lo scrivere è sì, prima un approccio di getto, ma poi anche il lavorare proprio sulla frase, sulle parole, una progettazione. Infatti si vede che c'è un grande lavoro dietro, e anche banalmente appunto questi movimenti, sempre in queste interviste, si diceva che li ha scelti un po' perché ricordano appunto la musica, come dicevamo, e un po' perché i capitoli presuppongono un'evoluzione, capitolo 1, capitolo 2, e quindi tu ti aspetti una crescita, ti aspetti una storia che va avanti, e appunto non era questa la sua intenzione, perché non è una storia che evolve, anzi è una storia che si ripete, nel senso che Sono d'accordo così. e anche questo, che voglio rigirare anche questa domanda alla chat, poi leggo anche i messaggi che sono arrivati intanto. Voi avete
percepito tutto ciò, perché io, ad esempio, allora, sicuramente tra le tre parti ho preferito di più l'ultima, camere separate. Mi è piaciuto soprattutto il passaggio in cui si parla dell'età adulta, comunque di quei 30 anni che stanno arrivando e tu inizi a guardare i giovani e inizi a guardarli quasi con uno sguardo differente, che è in te forse uno sguardo anche di malinconia e nostalgia, però allo stesso tempo anche, ok, sono entrato nell'età matura in un qualche modo, no? E le cose sono diverse e c'è tu uno sguardo diverso, un approccio diverso. Quella parte là mi ha toccato molto. Che la parte è proprio quasi finale, finale in teoria, Sì, quando c'è lui anche che. anche ho in mente insomma, le righe finali, molto, molto bella la conclusione, sicuramente. La parte forse più scorrevole, è anche la più breve, però è la parte direi più scorrevole. L'inizio è bello perché leggevo anche dei commenti, poi adesso ne parliamo, che dicevano: è iniziato molto bene, ma poi si è un po' perso. È stato un po' il nostro parere, effettivamente, perché è iniziato molto bene, e poi forse con tutte queste digressioni, con questa scelta che l'autore ha scelto di fare, effettivamente va un po' forse a perdere il lettore, o comunque serve molta concentrazione. Io personalmente vengo anche da un periodo molto intenso, pieno di cose da fare, quindi la mia concentrazione era un po' altalenante. Sicuramente non è un libro da leggere così alla leggera, nel senso che appunto richiede comunque una certa dose di concentrazione. Cioè, vogliamo parlare della parte del pellegrinaggio, cioè Madonna. della processione. Sì, esatto. Cioè, Quella è stata parecchio difficile. io penso di aver saltato una pagina intera in cui a un certo punto mi sono detta, ok, stai ancora descrivendo la stessa cosa. Cioè, Esatto. per me era Sì, troppo, mi quella dispiace. parte è stata un po' difficile anche per me. E devo Sì, dire, ci sono. sì, no, devo dire che una cosa che mi domandavo è proprio. Se tu hai bisogno di spiegare il tuo libro come accade nelle pagine dedicate al bonus track, diciamo le bonus track, se tu hai bisogno di spiegare il tuo libro così tanto, vuol dire che il tuo libro non è stato capace di spiegarsi da solo. Perché per me ci sono proprio delle cose per cui poi noi nel nostro gruppo di lettura ne parliamo insieme, ci arriviamo, è anche bello questo perché magari io ti do un input, tu me ne dai un altro e noi facciamo dei collegamenti, ah, ma quella cosa non l'ho notata ed è bello. Esatto. Però di per sé il libro, non so. Sì, esatto. Cioè, già parlandone così, cioè, mi sto rincuriosendo io, e quasi direi adesso lo rileggo con l'ottica di tutto quello che stiamo dicendo. Però è effettivamente uno di quei libri che, quando lo affronti, se non hai una spiegazione, se non vai a leggerti qualcosa, è un po' ostico da questo punto di vista. E anch'io effettivamente sono rimasta un po' delusa, perché avevo grandi aspettative, ma ho fatto un po' fatica effettivamente poi nell'incontro con il testo. Probabilmente magari mi aspettavo anche una storia diversa, che comunque appunto ci fosse questo racconto di questa storia d'amore che c'è, però effettivamente non mi aspettavo questo stile, quindi questo mi ha un po' disorientato. Esatto. Allora, leggo Vai. qualche commento. È stato molto interessante vedere come una situazione che mette quasi timore, come quella della solitudine, in questo libro sia quasi ricercata e come poi sia inserita anche nella relazione. È vero, ma secondo me, cioè, questa cosa della solitudine a me è piaciuta, questa ricerca della solitudine, però appunto. È strano che tu all'interno di una coppia la voglia ricercare. Comunque Leo è strano. Cioè, secondo me Leo vuole farsi del male, non si capisce perché, ma. Cioè, mi era arrivato questo direct in cui avevo scritto che avevo finito il libro, non mi ricordo. Qualcuno mi aveva scritto: ma vogliamo parlare del male di vivere di Leo? Leo si fa sempre infilare dentro situazioni in cui sa che soffrirà. E se non sta soffrendo, trova sempre il modo per. Cioè, ma Sì, è perché vero, qualcuno poi. prima diceva narcisista, io non sono espertissima di definizioni psicologiche, però è vero, infatti, cioè, anche io l'ho odiato a un certo punto, perché anche nei confronti di questo ragazzo dicevo: cioè, allora, se non te ne frega niente, lascialo stare, se ti interessa, come diceva Gaia, perché non vuoi viverti la storia fino in fondo? Proprio allo stesso tempo credo che sia anche una cosa che io personalmente non condivido, ma tante persone effettivamente vivono così, forse perché hanno bisogno di avere la loro camera separata, di avere la loro boccata d'ossigeno. Però credo che magari tante persone potrebbero rivedersi in questo atteggiamento di Leo, oppure appunto magari anche una cosa autoimposta della serie: ok, impongo questo distacco così, insomma, mi faccio del male, poi ti vengo a ricercare, e c'è tutta questa cosa.
infatti anche quando va a trovarlo, non mi ricordo dove, in Germania forse, che lui, Thomas, lo va a prendere, Thomas lo va a prendere ed è molto distaccato. E Leo dice: no, come mai lui si era immaginato che arrivava e lui lo accoglieva al massimo, che si sarebbero divertiti tantissimo. E poi giustamente Thomas gli dice: ti sto accogliendo male perché tu arrivi e pretendi che sia come se non fosse successo niente, quando per mesi non mi parli, non mi scrivi, non mi cerchi, e io così faccio fatica a capire cosa siamo, come Sì, siamo, appunto. che è Però assolutamente sai che, incomprensibile. però non credo che Leo in generale sia un individuo narcisista, a livello psicologico almeno, poi magari sì, come aggettivo che pensa a se stesso sicuramente, però non a livello patologico perché, ad esempio, quando scopre che Thomas si vede con un'altra donna, che vive con un'altra donna, e Thomas stesso gli dice: vabbè, tu magari, vabbè, magari tu vuoi la tua camera separata, ma io voglio qualcuno che dorma con me la notte, ed è questo il mio desiderio. Thomas comunque accetta questo amore che lui prova per un'altra persona, e lì secondo me dimostra il fatto che ama davvero Thomas, o comunque lo ama in modo sano, nel momento in cui dice: effettivamente questa è un'esigenza mia, non un'esigenza tua, ed è giusto che entrambi abbiamo la nostra cosa. E poi in realtà secondo me Thomas diventa anche un po' un martire nel momento in cui muore, perché prima non sappiamo se effettivamente tutto quello che c'è stato sia stato così reale o sia stato proprio nella testa appunto di Leo, nel momento in cui tutto viene raccontato a posteriori, no? Come, cioè, del tipo: quella era la storia della mia vita, cavolo, e lui se n'è andato via per sempre. Però in realtà no, tesoro, perché tu non neanche ci volevi vivere con lui. Cioè, non so spiegarti. Infatti sono questi i lati che ti fanno dire sicuramente una figura molto contraddittoria, perché appunto, come poi anche gli fanno notare gli amici, questa è nella parte finale del libro, se non sbaglio, stai così tanto male per lui, ma non stavate insieme da così tanto tempo e tutto quanto, e quindi tu effettivamente dici, cioè, anche non parla tantissimo della storia d'amore, forse perché c'è poco da dire, nel senso che hanno condiviso poco, e quindi anche io a un certo punto, poi vabbè, lì un po' anche a livello di esasperazione durante la lettura, ho detto, ma cioè, come fai a elaborare tutta questa cosa quando stavate insieme, non lo volevi lontano, non lo cercavi, lo allontanavi. Quindi sì, forse è più tutta la cosa di cui si fa carico Leo, cioè che poi ovviamente è pesante la morte di una persona a cui teniamo, però si fa carico di questa cosa e probabilmente la elabora in questo modo e ci regala queste gioie. Poi un altro commento è: mi ha steso il fatto che in quasi tutte le interviste gli chiedevano dell'omosessualità e lui: no, bro, non è questo il punto. Infatti, anch'io, io ho adorato come rispondeva nelle interviste, cioè proprio tu non hai capito il libro, cioè non hai capito niente. E effettivamente tutti gli chiedevano di questo aspetto che evidentemente al tempo era scandaloso, cioè al tempo scrivere di una relazione tra due uomini era il focus. Quando ora davvero io penso di no. Un'altra cosa che gli veniva detta, io mi sono vista anche delle interviste su YouTube, un'altra cosa che gli veniva detta era questa cosa del racconto generazionale, del fatto che lui fosse una voce rappresentativa della sua generazione, che raccontasse la crisi di un tempo. Io qua mi sono scritta la crisi del suo tempo e le sue misteriose ragioni. Lo stesso Leo può essere, lo stesso lutto di Leo può essere inteso in un senso più generale, come il lutto di una generazione un po' smarrita tra la voglia di buttarsi nel carrierismo e nel rampantismo e quella di guardarsi un po' dentro per capire bene chi si è, qual è la propria verità, qual è la propria storia. Quindi quella che è l'esperienza giovanile degli anni 70. Però prima io dicevo che per me è un libro un po' atemporale, nel senso che in realtà la crisi del nostro tempo, in realtà io credo che sia un libro estremamente, da questo Versatile, punto di vista, cioè versatile, perché penso applicabile sì, in più contesti e più generale. a ogni generazione, cioè ogni generazione ha la sua crisi e il suo modo di viversela, e mi ha fatto anche piacere leggere nelle sue interviste risposte a delle domande tipo: che cosa pensi dei giovani d'oggi? E mentre le leggiamo noi sappiamo che i giovani d'oggi sono probabilmente i nostri genitori, e dici: giovani d'oggi? Vero, Cioè, più o meno. Esatto. e dici: giovani d'oggi hanno voglia di leggere, cioè, capito? E come cambia anche il tempo, il fatto che lui poi si possa rivedere tantissimo, secondo me, nel protagonista.
descrivere bene un tipo particolare di amore tossico ma intenso, interessante, ma non ha toccato le mie corde. Anche là lui scrive che tanti mentre leggevano il libro hanno pianto, tante delle persone che lo hanno poi pubblicato, comunque i suoi editor, eccetera. Mm-hmm. Secondo me è un libro evocativo, comunque ha un linguaggio evocativo. E quello che diceva lui è anche che ognuno piange in un momento diverso. Io tutto ciò non ci sono arrivata, capito, a quel pathos, non so. Sì, anche perché non c'è un momento, tipo, non lo so, che dici ok, ho scoperto che è morto e c'è una scena magari descritta in un modo, che è successo un evento che l'ha fatto stare particolarmente male. Sono tutte sue elaborazioni alla fine, principalmente. Quindi c'è cioè un viaggio nella sua mente, alla fine potremmo definirlo così. Quindi sì, anch'io non, cioè sicuramente magari alcuni pezzi molto più commoventi degli altri, anche la parte finale molto molto bella, molto particolare. Però sì, non so se avrei pianto io, non so saprei identificare dei punti in cui si potrebbe piangere. Assolutamente. Poi anche questa cosa del suo utilizzo del linguaggio, che viene definito da alcuni il miglior personaggio del libro, che è un linguaggio che vuole appunto trasmettere sentimenti sicuramente, e di questo suo processo creativo che vuole lavorare su questo linguaggio e che lo avvicina appunto, come dicevamo prima, anche a Leo, il protagonista, no? Che fa la stessa cosa. E devo dire che non avendo letto altri libri di Pier Vittorio Tondelli non so effettivamente contraddistinguere così bene il suo stile. Non so se c'è qualcun altro che ha letto magari altri libri come Altri Libertini, che è il suo più famoso, credo. Sì, esatto. Infatti ho sentito nominare spesso quello nella parte di approfondimento, nelle interviste, così. E ha scritto anche Rimini, che mi sembra che è il libro che ha scritto prima di questo. Infatti spesso lo cita anche per dire le differenze e tutto quanto. Però sì, anche per me era la prima lettura, quindi... Sì. Penso che in Atti Libertini, magari come temi, si avvicini un po' di più a Camere Separate, perché dicono che quello è un po' più provocatorio, un po' più... appunto anche il titolo lo fa comprendere, però certo. Ecco, a me ad esempio Il dolore di Leo è arrivato tutto perché non mi ha fatto piangere, mi è arrivato tutto ma non mi ha fatto piangere, forse perché l'ho visto più come un dolore privato che io non posso capire, dipenderà dal proprio vissuto. Sì, forse anche là questa cosa della generazione, magari è un dolore diverso rispetto alla nostra generazione, anche quello mi verrebbe da dire, perché effettivamente sia una storia d'amore, però è anche una storia proprio di una gioventù di un certo periodo, poi, cioè non della gioventù di un certo periodo, del passaggio dalla gioventù all'età matura, come. Sì. E qualcuno prima scriveva delle scene evitabili, vorrei capire bene questa persona che scene avrebbe evitato. Io avrei evitato la processione. L'ho evitata la processione, in realtà l'ho evitata, però secondo me tipo quella scena così lunga, così lenta, così noiosa rappresenta proprio una vera e propria processione, cioè vero. Che sono così vero. E anche ritornare secondo me nel tuo paese d'origine dopo che hai viaggiato per tutto il mondo e trovare un'estrema noia, un'estrema tradizionalità anche nella descrizione che fa della chiesa, chissà se tu guarderai se ci sarà qualcuno dopo di me che guarderà l'angolo di quella chiesa come lo guardavo io, come me lo immagino io nella mia testa, tutta questa malinconia quasi, quella parte là. Sì, quella parte è particolare e comunque interessante, perché appunto anche il fatto che dice ritorno ed è tutto uguale, mia madre che mi racconta sempre le stesse cose, che magari mi aggiorna della vita del paese, di come è andata avanti, però poi fondamentalmente sono sempre le stesse persone, sono sempre le stesse cose, è sicuramente particolare, caratteristico, cioè penso che chiunque si possa ritrovare in questa cosa, però ecco. Sì, esatto. E poi questa cosa del... Aspetta. Quella parte. Il tema principale. Poi ogni volta che qualcuno scrive di questo libro, individua un tema principale che è completamente diverso. E anche qua questo secondo me dipende dal fatto che ognuno ci vede un po' quello che preferisce qua dentro.
tipo ad poi esempio. magari, cioè, tipo l'autore diceva, cioè, che non l'ha detto in questi termini, però che era più un esperimento di stile, di invece una persona che si approccia senza saperlo può dire che okay, è una storia d'amore. No, il tema principale è la morte, l'elaborazione del lutto, quindi sì, assolutamente. Oppure tipo qui il tema principale è la perdita dell'ideale, la perdita dell'amore, cioè il momento in cui a un certo punto è un ideale, ma però anche qua Leo, secondo me, a livello di ideale, anche di carriera, scrivere per vivere, ci arrivano a quel punto. Quindi si vuole del male sicuramente come persona, Sì, però in realtà non sapevo neanche perché. poi anche boh, se pensi al loro amore, sì, è ideale, forse perché entrambi si riconoscono che c'è questo amore veramente molto grande che li unisce molto forte, nonostante la distanza, nonostante le difficoltà, però ovviamente non è un amore ideale, almeno poi è soggettivo, però almeno non, da quello che si vede c'è comunque una delle due parti che è in sofferenza, ma sono tutti e due un po' in sofferenza perché i loro atteggiamenti si scontrano un po' e si causano dolore reciproco alla fine. Anche il fatto, Assolutamente. come dicevi prima, che Thomas va a vivere con quest'altra donna, a me ha colpito molto perché quando si chiamano lui glielo rivela, ho detto, cavolo, beh, però effettivamente ha ragione. Cioè, come dicevi tu, la frase era quella, io voglio, ok, tu non vuoi stare insieme, ma io voglio qualcuno che stia con me sempre. Quindi. E io mi sono divertita poi a scrivermi tutte le ispirazioni che ho avuto per Vittorio Tondelli, per la sua scrittura. E a me piace quando gli autori sono per prima cosa dei lettori forti. Io credo che un buon autore sia di base un lettore molto forte. E si vede che lui ha tantissime ispirazioni, nel senso che ne parla. E, ad esempio, lui parla di frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, che io personalmente non ho letto integralmente, Neanch'io, conosco ma dal parti. modo in cui ne ha parlato ho detto ok, lo leggerò perché mi ha super incuriosita. Io mi ricordo un altro libro che è Trama di un matrimonio di Geoffrey Genides, in cui viene citato Roland Barthes più volte e vengono proprio riportate alcune parti, uno dei miei libri preferiti. E lì c'è proprio anche qua un amore di questi qua che non ci si trova mai, cioè non riescono mai a trovare il modo di stare insieme questi due poveri ragazzi. E anche qua, frammenti di un discorso amoroso viene utilizzato come pretesto per raccontare questi amori che a volte fanno proprio fatica a funzionare. Perché in realtà l'amore non è che funziona nello stesso modo per tutti, non so, Esatto. ognuno ha il suo equilibrio ed effettivamente io, come te, ora voglio leggerlo più che mai, frammenti di un discorso amoroso. Sarà il prossimo, una prossima lettura condivisa, Esatto. magari. E a me ha dato fastidio quando lei ha iniziato ad accettare il triangolo, essendoci cascata la storia dell'aver bisogno di. Cascata la storia dell'aver bisogno di star da solo. Lì mi sono sentita presa in giro come fosse una scusa. Ma ne parla anche poco effettivamente di questa, del fatto che Thomas stesse con un'altra persona, quindi anche lì non sappiamo se magari quando è morto c'era questa persona perché non ne parla, quando lui lo va a trovare non nomina questa persona, quindi non si sa effettivamente quanto è durato. Io non l'ho vissuta, cioè l'ho vissuta forse più come diceva Gaia prima, che effettivamente è comunque un accettare questa situazione che chiaramente a te dà fastidio perché poteva essere l'occasione per Leo di dirgli no, ok, allora cioè, magari provo a superare questa mia difficoltà, stiamo insieme, troviamo un modo. Accettare che la persona che ami stia con qualcun altro penso che sia una prova d'amore molto forte. Sì, appunto. E altri autori a cui si ispira poi sono Alberto Arbasino, di cui non ho letto nulla, Neanch'io. e di italiani poi viene paragonato Delfini ad Arzo, che di nuovo non ho letto nulla. Poi mi sono segnata Pozzo della Solitudine di Radcliffe Hall, Ingeborg Bachmann, di cui viene paragonato proprio tutta una serie di passaggi poi qui dei testi riportati, Isherwood e Updike. Cioè praticamente a un certo punto io mi sono segnata tantissimi nomi, tra l'altro nemmeno tutti, perché sembrerebbe proprio che poi per Vittorio Tondelli faccia proprio quasi un lavoro di, non dico copia, però prende tantissimo e cerca di. E lì anche, e Collaborare. infatti mi ha fatto
anche un po' impressione tutte le recensioni che sono uscite poi del libro, che anche qua vengono riportate alla fine, perché a volte ho avuto anche un po' il presentimento, poi dimmi se anche per te è stato lo stesso, che si volesse trovare in questo libro molto di più di quello che effettivamente c'è in questo libro. Sì, è vero. Infatti anche io ho avuto l'impressione che poi appunto non conoscendo bene l'autore non sapevo se effettivamente fosse stato davvero un punto di riferimento a livello, cioè insomma nel settore diciamo, e effettivamente gli si attribuiscono molte cose e sì, questa cosa insomma ha fatto specie anche a me nel senso che effettivamente poi anch'io a lettura conclusa ho detto ma ci deve essere di più, magari non ho capito io bene il libro, magari non lo so, ma anche a me qualche chiave ed effettivamente poi sì, ci sono sicuramente tanti, tanti temi in ballo, però è vero che magari con certi autori poi si va a cercare più temi del necessario, più temi di quanti effettivamente ce ne siano. Anche perché mi sembra di ricordare che quando Tonelli dice i temi che ha voluto trattare lui, alla fine siano pochi, siano due o tre. Quindi, cioè, Sì, a lui per piaceva essere organizzato. a lui piaceva a livello strutturale questa cosa della musica, della solitudine sicuramente, dell'eros e del linguaggio. Esatto. Poi invece quando altri elencano altri temi, vengono fuori l'infanzia, la religione, la madre, che ad esempio per me è una cosa che Sì, boh, esatto. non ho Sì, viene nominata, ma non viene indagata molto la sua figura, effettivamente. visto. La guerra, che di nuovo, cioè, minimo proprio, la colpa, forse questo già di più, questo senso di colpa che lei sente costantemente, e poi il viaggiatore, questa cosa del viaggio, per la quale nel viaggio si può vivere quella solitudine che è dovuta al distacco e alla distanza spaziale e culturale di un luogo, per cui anche questo viaggio che ti impedisce di sentirti a casa, no? Cioè, Sì, vero, infatti, ad esempio, anche quando Thomas muore, poi dice che va negli Stati Uniti e parla molto anche di quel periodo lì, che anche lì c'è stata una scena che mi ha fatto ridere di quando lui sta facendo cose con il tizio del locale e poi dice mi ricordo di quella volta e parte tipo di un flashback e tu dici ma cazzo, stavi descrivendo una scena tipo. E poi no, parlare di altro. Che poi è vero, cioè effettivamente magari sarà capitato a qualcuno che sei lì e ti parte il flash, però dici, vabbè, mi ha fatto specie che l'ha inserito proprio in quel momento, ho detto, ah, ok. devo dire che quella scena io non l'ho capita, cioè io non ho capito facevo fatica in quel momento a capire la linea temporale. Quindi non capivo perché a New York, perché in quel momento, perché lui non ti spiega cosa sta succedendo, lui ti spiega quello che sta sentendo. E quindi parte descrivendoti la sensazione e tu non scusami, passiamo dove siamo? Che anno è? Esatto. Quanti anni hai? Sì, è vero, perché poi in certi momenti escono anche date, anni, cose che prima non ti aveva detto, e quindi tu dici, ah, ok, tipo a un certo punto scopri che lui ha 30 anni, che Tomà era più giovane, eccetera, eccetera. Quindi, ok, inizia a mettere insieme i pezzi. Forse anche a me ha dato l'impressione di tanti temi messi in mezzo, ma senza approfondire bene nessuno. Infatti, molto spesso ho perso il punto della narrazione. Questa, secondo me, è una sensazione comune di non sapere bene che cosa si sta leggendo e perché. Quindi, se dovessi dare il mio giudizio finale, ve lo dico, dopo aver fatto tutte queste digressioni o comunque spiegato i temi, cercando di capire, per me è un libro che forse il tempo ci dirà se effettivamente rappresenta qualcosa nella nostra generazione, della nostra generazione, no, però della generazione passata. Sicuramente come lettura da punto di vista lettrice non è stata appagante. Non è stata appagante perché se non avessi avuto tutte le informazioni che ho avuto dopo, se non avessi contestualizzato il libro in un certo periodo, cioè, mentre leggevo avevo tante domande in testa, ma non le domande giuste, capito? Cioè, non le domande esistenziali che tanto mi piace farmi. Sì, sono d'accordo, anch'io sono rimasta un po' alla fine delusa da questa lettura, mi aspettavo molto di più anche perché mi era stato detto che era un libro bellissimo, tante persone mi avevano detto che era uno dei loro libri preferiti, quindi ho detto wow, poi mi era stato anche consigliato da una persona che ha gusti molto simili ai miei,
Però sì, insomma, sicuramente credo la cosa più ostica sia veramente il testo, il metodo di scrittura, con quello si fa fatica, almeno per me è stato così. E quindi sì, un po' un'esperienza me, direi. Cioè, bella la scrittura, appunto, cioè, comunque poi in tante cose all'inizio, devo dire, mi sono un po' ritrovata nel modo di pensare dell'autore, di certe cose che venivano dette, però poi l'ho un po' perso. Infatti mi dispiace un po' perché mi rendo conto che per il mio gruppo di lettura quest'anno ci siamo partiti benissimo con dei libri stupendi e Infatti, poi ci sono state proprio. la parte centrale dell'anno, flop. No, ma più che altro, cioè, tipo questo libro, io non mi sentirei di dire tipo non lo leggere assolutamente o flop totale, perché comunque ha i suoi, Vero. però secondo me, Avvicinarsi adesso lo dico qua con cautela, fuori dai probabilmente, direi. denti, secondo me tanto dell'hype che ha è perché parla di un amore tra due uomini. E se tu togli quello, cioè, non lo so, non lo so. Sì, è appunto, magari lo leggi per questa scrittura particolare, per tutti i viaggi, i viaggioni che si fa Tondelli e poi Leo in realtà. Però sì, magari effettivamente ha fatto tanto scalpore questa cosa all'epoca, perché comunque due uomini, eccetera, eccetera. Però sì, insomma, poi ovviamente quello non viene indagato perché non ne vuole parlare l'autore, però. Luisa mi dice: Gai, se puoi aiutarti, mi è piaciuta la maggior parte dei libri che abbiamo letto con te. Bene, Bene, ci fa comunque piacere. ne leggeremo di belli, penso, spero, nella prossima parte dell'anno. Ora ci sarà una pausa estiva, nel senso che ad agosto non leggiamo nulla e poi riprendiamo a settembre-ottobre leggendo Via dalla pazza folla insieme a Eleni a Zodiaco e poi abbiamo ovviamente novembre e dicembre. E siamo molto contenti perché finalmente uscirà anche Babel, che era il libro che dovevamo leggere a novembre. Avevamo paura che non sarebbe uscito, invece esce, Ho quindi visto. meraviglioso. Ottimo. E anche Via dalla pazza folla, comunque è un bel romanzo inglese, quindi anche là dovremmo riuscire, cioè speriamo sia un bel libro, insomma, è un classico. E devo dire che comunque sono contenta di aver letto Camere separate questo mese nello specifico, perché è un libro anche un po' diverso dal solito, cioè sicuramente lo definirei io come sperimentale, c'è cioè un po' un esperimento, capito? Anche questa non linearità, a me è piaciuto comunque a livello sentimentale, essendo un libro che comunque vorrebbe parlarti di sentimenti, però mi manca quel contatto. Sì, vero, anch'io appunto lo consiglierei comunque, direi appunto di prepararsi o magari di non prepararsi, di non aspettarsi troppo, però io forse in questo periodo non so se come lettrice ho dato il massimo, tra virgolette, perché appunto essendo un po' impegnata così è un libro che richiede concentrazione, quindi forse non lo so, io tipo d'inverno quando fa freddo sono più concentrata, quindi magari l'avrei assaporato meglio in quel periodo, però vabbè, è andata così, sono comunque anch'io contenta di averlo letto e è stata un'esperienza sicuramente. Sì, l'Oscar Wilde regala sempre gioie. È vero, dai, questa volta sì. Allora, io ti saluterei, così andiamo a mangiare. Il 27 Va benissimo. di luglio, quindi siamo pronte tu per le tue vacanze, io per rimandare Esatto. le mie, però con la testa un po' ci sono. Grazie mille per essere stata qua con me. Grazie a te, grazie soprattutto per avermi, insomma, chiesto di condividere la lettura insieme a te. Mi ha fatto molto piacere. È stato un piacere e buona serata a tutti. Ciao ciao, grazie per essere Ciao stati con ragazzi, noi. grazie per averci ascoltati.